appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. La famosa curva sud del Milan, un esempio unico di devozione e attaccamento ai colori. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Zlatan Ibrahimovic, chi altri? Non ci sono più aggettivi per questo giocatore. Sembra non avere punti deboli, è un attaccante perfetto. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Hernandez sceglie il lancio lungo. Provano a ripartire da dietro. Hernandez. Rebic raccoglie un passaggio dalla retrovia. Può crossare in aria. Cross verso il centro. Ci mette una pezza. Danilo Larangeira. Medel. Orsolini. Medel. Barro. L'appoggio sulla fascia. Prova il cambio di gioco. Medel. Sportellate con il suo marcatore. Soli ci prova. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Aveva voglia di tirare a tutti i costi, si vedeva, ma temo che si sia fatto prendere troppo dalla fretta. Hernandez. C'è la palla lunga in avanti. Passaggio finale, rimane il portiere da battere. Respinge il tentativo dell'avversario. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Bel gesto tecnico. Non riesce a mantenere il possesso. Ottiene un buon calcio di punizione. Murato dalla barriera. Alessio Romagnoli, palla giocata in verticale, bell'anticipo, vengono sventato. Ibrahimovic, che sì, a sinistra con il passaggio, cerca il numero, ottima pressione la sua, palla recuperata. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Immediatamente in avanti. Ben fatto, intervenuto quando
c'era bisogno di lui. Medel. Sparrow. Finora non ha mai tirato in porta. Medel. Orsolini. Trova il compagno in ottima posizione. E c'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e di rendere loro più difficile. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità. Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla, si scambiano di posizione e in questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci possono sfruttare per gli inserimenti, sia sulle fasce ma soprattutto al centro. Cerca la profondità. L'azione si stava facendo pericolosa, ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Pallone lungo in verticale. Dykes. Lungo passaggio in avanti. Prova a verticalizzare. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Medel. Nessun gol finora, 0-0. Alla peggio nello scontro di forza. Arriva Ibrahimovic, eccolo. La gioca a sinistra. Allarga il gioco. Ha spazio sulla fascia. Elegante. Riceve il colpo. Si porta in vantaggio 1-0. Secondo me devono sfruttare la rete corsa, provare a prendere in distanza con un'altra rete appena possibile. Va a avanzare l'azione, il lancio lungo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. Il Milan può andare a riposo con un vantaggio importante, anche se minimo. L'azione è già ripresa. Il Milan deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo rischioso. Barrow. Che sì, riconquista la palla. Rebic. Alessio Romagnoli lancia il pallone in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Se ne va. Çalhanoğlu. Lucas Paquetá. Numero. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Medel. Scodella in avanti. Difensori incollati all'uomo, la manovra offensiva fatica a respirare. In qualche modo bisogna contenere le minacce e questa è la maniera oggettivamente più semplice. Ibrahimovic!
sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo tempo. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Barro, pallone alto nello spazio. Si riparte con un fallo laterale. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Alassio può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Palla a Dykes. Lucas Paquetà. Ottimo il fraseggio. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Occhio, può andare. Decide di sfruttare la fascia. Cerca il compagno in area. Bello intervento difensivo. Revic. Recupera. Cerca il tiro. Non ci posso credere. Un tiro fantastico. Con una giocata in avanti cerca l'uomo là davanti, può concludere, non trova la porta. Beh, la caparbietà non gli è mancata, con vari difensori addosso non poteva fare molto di più. Passaggio in avanti. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Medel. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ibrahimovic, questa palla per lui. E passa. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Orsolini. Palacio allarga il gioco sulle fasce. Palla a Dykes. Sansone. C'è la palla lunga in avanti. Lucas Paquetà. Sansone. Soriano. Va a avanzare l'azione sulla fascia. Palla verso il centro dell'area. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Dykes gioca una palla lunga, decide di non rischiare, tentativo di allungare il gioco, evita ogni pericolo per il momento. Il Bologna ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Spaghetà. Riceve un bel pallone. Va di testa. Clamorosa traversa. Sansone.
Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione. Il risultato non è mai stato in dubbio. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Il Milan era più forte sulla carta, lo sapevamo già, ma l'ha confermato anche sul campo, fin dalle battute iniziali. Ha vinto la squadra che se lo meritava, non c'è altro da aggiungere. Non ci resta più molto tempo. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo.